Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Questa è una puntata un po' particolare, staremo insieme fino alle 19:17 e avremo tre ospiti. Nell'ultima parte parleremo con Roberto Piaggio del CTA di Gorizia, che torna a trovarci. Questa volta parleremo di della stagione junior del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Nella seconda parte passerà a trovarci Loretta Marsilli, che in questi giorni ha realizzato con il suo cellulare una serie di fotografie in giro per la città, che fotografano un degrado quotidiano quasi sotto gli occhi di tutti, niente di mostruoso, ma che proprio perché è quotidiano rischia di passare addirittura inosservato e rischia di fare in modo che ci si abitui a determinate cose, e parleremo con lei di questo. Nella prima parte invece, ricollegandoci l'ultima volta che è passata a trovarci Ariella Ciuc, siamo in compagnia della dottoressa Laura Scevola, che ha tenuto un intervento, una pillola, già si chiamano così, è vero? Una pillola di lunga vita attiva, quella dedicata un pochettino all'estetica o a argomenti di questo genere. Il titolo qual era, dottoressa? Il titolo era proprio La bellezza over 65, okay. Cioè l'estetica appunto dell'età senior. C'è un'estetica, sì. Allora parliamo, affrontiamo un po' l'argomento prima da un altro punto di vista, no? Certo. C'è un'estetica, io chiedo scusa, in questa parte utilizzerò molti paragoni cinematografici perché sono quelli che sono un po' sotto gli occhi di tutti, sono quelli anche che mi trovano più preparato, sì, sotto certi aspetti. C'è un'estetica che viene da dentro, no? C'è un'estetica che viene da dentro sicuramente, che è fatta oltre dal benessere e quindi dello star bene nella propria pelle, nel proprio corpo, nella propria silhouette, ma è quella legata a alimentazione e benessere dell'intestino, che è fondamentale per avere poi un riscontro sulla pelle, sulla silhouette di buona qualità. Se noi ci alimentiamo male, se noi abbiamo un intestino che è scorrettamente abitato, diciamo così, quindi il nostro microbioma non è così ben in equilibrio, difficilmente riusciremo ad avere una pelle luminosa, tonica e un addome piano, piatto, e quindi di conseguenza per esempio anche il mantenimento del peso diventa più difficile se appunto il microbioma non è in ordine. So qualcosa. No, in realtà ne sappiamo tutti qualcosa. In realtà lei ha risposto, sì, diciamo così, dal punto di vista, verrebbe da dire, quasi clinico, a una domanda che era più psicologica, nel senso, certo, c'è una bellezza che viene da dentro, che è quella è quella dell'armonia, dell'equilibrio. Okay. Nel momento in cui noi siamo in equilibrio, ci piacciamo, ci vogliamo bene e stiamo bene, possiamo anche permetterci poi di pensare a quella che può essere magari una correzione estetica, se è quello che lei voleva intendere. Proprio perché da dentro deve venire appunto questo equilibrio, questa armonia del nostro sentire, del sentire anche che gli anni passano, ma ci sono delle variazioni inevitabili, tutti invecchiamo e questo non possiamo evitarlo, però lo possiamo fare appunto con eleganza. Ma è vero poi anche che ci sono dei condizionamenti da parte della società che impongono determinate cose? Cioè, sì. E poi eventualmente come si può resistere a questi condizionamenti? Ma allora, li possiamo chiamare condizionamenti nel momento in cui diventa obbligatorio apparire in un certo modo. Sì. Ma nel momento in cui ormai 65 anni non sono più certo i 65 anni di una volta, fino a qualche anno fa era l'età della pensione, del ritiro, diciamo così, dalla vita sociale, oggi non lo è più. Oggi la maggior parte delle persone a 65 anni sono ancora più che attive, sono attive se non nel lavoro ma comunque nel sociale sicuramente, perché quantomeno nell'occuparsi dei nipoti, cioè, appunto, se non di altre problematiche di genitori eccetera, ed è quindi fondamentale che a tutta questa attività si accompagni un corpo sano, un corpo tonico, un corpo che prosegue con la propria attività sportiva. La medicina estetica in questo si può avvicinare appunto per garantire quello che è
a tutta questa attività, eccetera, anche un volto fresco, riposato, dove se le rughe ci sono perché abbiamo magari preso molto sole durante l'età giovanile, oppure abbiamo trascurato determinate regole di dormire bene, di alimentarsi in maniera corretta, possiamo fare delle correzioni e quindi arrivare ad avere appunto il corpo, il fisico e il volto in linea con tutto questo sentirsi appunto bene. Le rughe che cosa sono esattamente? Le rughe sono inizialmente dei piccoli segni legati a una sospensione, diciamo così, della produzione di collagene, un rallentamento della produzione di collagene che dai 35 anni in poi... Ah, quella si incomincia là. Più o meno l'età sì, in cui questo avviene. Poi ci sono ovviamente fattori genetici che permettono di avere alcuni la fortuna di invecchiare molto più lentamente e altri invece invecchiano un po' più rapidamente. Pian pianino le rughe da espressione, quindi semplicemente dei segni che si vedono nel momento in cui io muovo il volto, per esempio, quindi con la mimica facciale si evidenziano, diventano stabili nel tempo e quindi pian pianino il solco quindi si segna maggiormente. E lì occorre intervenire, se si vuole, naturalmente non è un obbligo, ma se si desidera occorre intervenire con qualche trattamento che permetta di sollevare il fondo della ruga e quindi in pratica ottenere quello che in fotografia potremmo ottenere se togliamo l'ombra. Ecco. Ma è più, mi perdoni, questa è proprio una domanda un po' sciocca, però sì. È più tipico della donna la ruga o dell'uomo? Perché no, se devo dire, adesso non vorrei... Sì. Se devo dire la verità, la vedo più nelle donne, forse perché magari con una certa cattiveria guardiamo di più. Ma in realtà sì, la pelle della donna è sicuramente la cute più sottile e quindi più facilmente si può segnare in questo senso. E poi c'è anche quella ancora così pregiudizio per cui gli uomini con le rughe sono affascinanti, le forse donne un pochino quello. Meno. E quindi forse ecco quello, la ragione per quello. Cui le notiamo un pochino di meno. In realtà però è vero, la cute femminile è sicuramente più delicata e quindi si segna più facilmente. Mentre la cute maschile, vuoi perché è più spessa, quindi ha una percentuale di collagene che è un po' dura un pochino più a lungo e effettivamente si segna di meno. C'è un film poco noto di, mi è venuto in mente adesso peraltro, un film poco noto di Billy Wilder che si intitola Fedora ed è una specie di di rivisitazione, se vogliamo, anche di Viale del Tramonto, un film degli anni 70. Dove praticamente viene messo nero su bianco per uno snodo narrativo la difficoltà di correggere, diciamo così, le imperfezioni delle mani. Cioè dice questa persona doveva circolare sempre con i guanti perché se si fosse tolta i guanti avremmo capito che mi pare addirittura che non era anziana, perché questo era un po' il gioco, certo, eccetera. Perché certo. Le mani non riusciamo a... Ma, perché tu fondamentalmente le utilizziamo talmente... Allora, invecchiano sicuramente più facilmente perché le utilizziamo molto di più, perché sono sottoposte a tanti stress dall'uso dei detergenti, ai saponi, al freddo, al caldo, eccetera. La pelle è molto sottile, non c'è sottocutaneo, per cui si difendono meno bene rispetto ad altri distretti del corpo. Però non è vero che non si possa fare in assoluto nulla, le mani si possono trattare, le stesse iniezioni di filler che noi possiamo utilizzare per il volto possono essere utilizzate anche per le mani. Sì. E dov'è? Invece c'è una cosa che, devo dire la verità, sarà anche una mia perversione, io non l'ho detto a un amico mio, ma tu sei completamente andato. Io trovo, non voglio dire affascinanti, perché non mi sconvolgo, come si sconvolgono tanti quando vedo nelle macchie, anche delle donne, ma quelle piccole macchie che scure. Addirittura in alcuni casi chiamano i fiori della morte, che mi pare una roba tremenda, eccetera. Sì. E, devo dire la verità, lo trovo un normale segnale Sì, è un segnale che non è gradito. Ah, non è gradito soprattutto io non ce l'ho, alle donne, io lei non le ha, quindi è fortunato. Alle donne sì, non è gradito perché appunto è uno dei segnali dell'invecchiamento. Quindi sì, poterle trattare, e ci sono diverse possibilità, perché si può andare dai peeling chimici, cioè dalle sostanze chimiche che possono schiarire queste macchie, fino all'uso del raggio laser, per esempio, del laser, che la luce laser può schiarire le macchie e possono essere tranquillamente tutti utilizzati.
Sicuramente diciamo che una mano ben curata è una mano molto più piacevole. L'invecchiamento porta a rendere la mano ossuta, a rendere evidente il reticolo venoso e questo non è gradito alle signore. Infatti, per questo. Io avevo mia zia che teneva a certe cose, eccetera, e però mia zia ha avuto sempre una mano molto, come posso dire, grossa, se posso usare, non è elegante come termine. E lei aveva delle piccole macchie, eccetera. E mia cugina già ce le ha, ma questo mal non ci vede, per cui posso, che sta a Pordenone, quindi non dovrebbe siamo essere fuori, sintonizzata. Lontani. Però devo dire la verità, sì. È una cosa che, sì. Che a me questa, non... Questa è molto sgradita, la mano è un biglietto da visita, è una sì. presentazione. Sì, certo, sì. Immagini chi soffre di iperidrosi, cioè della sudorazione del palmo della mano, quanto imbarazzo prova in queste situazioni. Ecco che allora lì la medicina estetica viene in aiuto, ma è un aiuto funzionale, diventa certo, veramente sì, un aiuto importante. Un altro luogo, diciamo così, pericoloso è il collo. Il collo, infatti, è uno là, penso che non si, degli altri distretti dove purtroppo i segni dell'età sono più evidenti ed è anche quella una zona che risponde meno bene purtroppo ai trattamenti estetici che si possono proporre, perché proprio la qualità della pelle, di nuovo, è una pelle sottile, una pelle che ha una struttura del tutto peculiare, particolare, per cui se un trattamento, per esempio, di una biorivitalizzazione, cioè un acido ialuronico più fluido, magari mixato con aminoacidi, vitamine e antiossidanti, sul volto dà un risultato molto gradevole, sul collo il risultato è il 50% in meno. Quindi. Ma anche là è un problema che è più evidente nella donna? O sì, sicuramente sì, in questo senso è più evidente, sempre per le ragioni di cui sopra, la cute è veramente più sensibile. Qui poi a Trieste in particolare c'è l'abitudine di esporsi al sole molto, molto, molto durante già i primi mesi della primavera, sì, estate. La protezione diventa, quando diciamo usate una protezione solare, sembra quasi di ma non riusciremo ad abbronzarci. In realtà no, semplicemente un filtro solare, che sia esso chimico o fisico, esistono entrambe le possibilità, non fa altro che aumentare il tempo di esposizione senza incorrere nel rischio dell'eritema, della bruciatura, della scottatura, ricordo, per parlare in termini più semplici per chi segue. Io ricordo Catherine Hepburn ha incominciato ad indossare Dolce Vite o collane importanti. Sì. Ma lei poi era una che lo diceva, per cui laddove certo. Invece adesso probabilmente si discuterà in maniera un pochettino seria finalmente anche determinati problemi, perché c'è proprio parlando dell'esposizione al sole, sì. eccetera, c'è questo attore australiano anche molto noto, Hugh Jackman, che sì. ha già subito la sesta operazione per un tumore al naso, sì. Che è lì l'origine di questo problema, sì, è proprio per l'esposizione al sole. Puoi immaginare anche che in Australia chissà quanto sole avrà preso da giovane, quindi non è l'ultima questo volta che uno prende però sole. Anche la regione Friuli Venezia Giulia ha questo primato di tumori della pelle piuttosto elevato, quindi non occorre andare tanto lontano in realtà. Qui abbiamo il professor Trevisan che se ne occupa in maniera estremamente accorta e molto puntuale, ed effettivamente i dati sono questi. Ah, non sapevo questo, che fosse che avessimo questa... Abbiamo una regione in cui non ma sono ecco, per esempio, casi. Siccome... Mi par sempre di capire, no, che in alcuni casi non è mai l'ultima volta che si prende il sole, quella il danno è proprio sul DNA della cellula, appunto, quindi posto che magari certe cose non è che uno riesce a riparare, eccetera, però incominciare anche adesso, per esempio, anche in età adulta, a utilizzare la crema comunque fa bene lo stesso. Insomma. Assolutamente sì, fa bene, ripeto, se non riusciamo più ad evitare il danno del DNA che magari è già stato creato, quantomeno evitiamo però il reiterarsi di questo danno, e se non altro ci proteggiamo dall'invecchiamento, se proprio altro non riusciamo a fare. Ecco, quando noi poi parliamo anche di questioni che sono collegate alla, appunto, a questo tipo di, chiamiamoli interventi anche, insomma, non dobbiamo dimenticarci che in alcuni casi l'intervento è reso necessario da problematiche di salute anche piuttosto importanti. Per esempio, c'è qualcuno che si fa correggere il naso perché sì. ad un certo punto magari non riesce più a respirare bene, quindi non è che perché ha un profilo
brutto, eccetera, no, che decide anzi, di... Anzi, laddove c'è appunto una problematica funzionale, ma questo può essere un naso che respira magari meno bene, ma può essere anche una palpebra che è diventata così ridondante la cute da aver necessità di una risoluzione chirurgica per poter leggere meglio, per evitare di avere appunto una situazione di una visione magari ormai diventata parziale per una caduta della cute a livello... Quindi. E che cosa sono invece quelle cose che ogni tanto si vedono proprio sotto... Mi parla degli xantelasmi, cioè quelle piccole lesioni giallastre. Sì, che sembrano come che quasi palpebre. Contornare quelli, qua sotto. Quelli sono degli accumuli di colesterolo a volte di grasso, esatto, che tendono appunto a segnare la zona palpebrale, soprattutto la palpebra inferiore. Perché ci sono degli accumuli appunto che si vengono a evidenziare sulla pelle in alcune persone che quindi diventano poi un danno estetico importante e anche da risolvere a quel punto. Là si può anche risolvere. Si può risolverlo in maniera o chirurgica oppure utilizzando delle piccole apparecchiature, per esempio esistono dei plasma laser che riescono a rimuovere queste lesioni poi lasciando delle cicatrici del tutto sì, uno le vede, insomma. Sì, poco evidenti. Ho capito. Un altro problema, ma questo poi è risolvibile adesso, però io c'era la figlia di un mio amico che ha 10 anni che ha scoperto di non vedere bene. E allora c'è stata prima una ritenzione durata una settimana circa, dove però insomma c'era qualcosa che non si erano accorti che c'era qualcosa che non funzionava. E poi anche parlando a scuola diceva che effettivamente non riusciva, doveva mettersi più vicino, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Perché c'è la ritenzione nel portare gli occhiali? Da bambini posso anche capirlo perché... Sì, forse a 10 anni magari la prevenzione è legata all'età, appunto, perché in realtà non credo ci sia una grossa prevenzione nel fatto di portare gli occhiali. Ormai le forme sono talmente belle e accattivanti, ci sono più di qualche però dico anche più avanti, no? Andando avanti, io vedo gente che quando deve io devo prendere gli occhiali eccetera fa una vita. Ma magari se questo appunto coincide con un compleanno importante, 40-45 anni, può essere quello. Non ho considerato, però oggi come oggi l'occhiale è diventato un esempio di moda, nel senso che ci sono stilisti che si dedicano al disegnare montature eccetera, per cui oggi come oggi credo che là si può intervenire volendo. Certo, ci sono le possibilità sulle miopie di intervenire in modo chirurgico e ripristinare la visione in maniera molto molto precisa. Sono dei colleghi, degli amici. Diciamo che magari chi porta gli occhiali ha un'attenzione particolare sulla zona perioculare, questo sì. Per cui laddove c'è magari un segno più importante di una borsa piuttosto che di un'occhiaia ben segnata, siccome la lente può ulteriormente evidenziare questo difetto, magari può richiedere questo tipo di correzione proprio per... Per evitare appunto che si segnali di più. Poi invece noi l'altra settimana, ma quello è un discorso, però voglio ripeterlo perché abbiamo intervistato un ragazzo di 19 anni che ha un problema di fronte al quale questi di cui stiamo discutendo decadono, nel senso che ha scritto anche un libro. Ha un problema di carattere dermatologico, praticamente un neo gigante che ho seguito il suo. Io devo dire che non ho mai trovato una persona a 19 anni avrebbe tutto il diritto di essere o triste o, se posso usare un termine, diciamo, potrebbero girargli, francamente, perché insomma io non ho mai, cioè è un ragazzo solare, divertente, che è riuscito anche a farsi, paradossalmente, a farsi forza di questo problema, e forse quello è il modo di affrontarlo, probabilmente anche la famiglia. Cioè, però io sono rimasto... Ma quell'equilibrio che lui ha portato, che è un equilibrio che veramente a 19 anni
sconvolge, perché sì, come dicevamo, dovrebbe essere appunto o arrabbiato, avrebbe tutti i diritti, avrebbe tutti i diritti, avrebbe tutti certamente diritti, di essere quello che, e invece è così tranquillo, solare e in equilibrio con se stesso, che veramente è ammirevole. Non ho conosciuto tante persone così, mi dispiace non aver conosciuto lui se non attraverso il suo programma, però devo dire che effettivamente non sono tante le persone che riescono a vivere una, diciamo così, un difetto fisico, che possiamo chiamarlo così, in questa maniera così, così distaccata, serena, serena, distaccata, esatto. E lì la medicina lo aiuta in modo straordinario, se vogliamo. Certo, questo sì. E il fatto, per esempio, che negli ultimi, non so se negli ultimi anni c'è ancora, diciamo così, un'innovazione in tal senso, magari potrebbe essere che una certa crescita sia un po' rallentata, eccetera, di tutte queste cose che si possono fare, eccetera. Però è indubbio che da, diciamo cosa, 25-30 anni a questa parte, insomma, i progressi sono stati assolutamente enormi. Come si contiene la voglia da parte di una persona, di un paziente, diciamo così, di approfittare di tutti questi progressi che sono stati? Perché immagino che poi il medico abbia anche questo tipo di responsabilità. Beh, abbiamo la responsabilità di essere aggiornati. Questo è fondamentale, indipendentemente dal tipo di servizio che poi offriamo al nostro utente. La medicina estetica, devo dire che ha veramente fatto passi da gigante negli ultimi 25 anni, ma forse sta correndo ancora di più. Sì. Ci sono delle realtà che sono le realtà orientali, la Corea, per esempio, il Giappone, quella buona dove le scuole di medicina estetica, di chirurgia plastica sono veramente molto all'avanguardia. Forse loro le utilizzano in una maniera che noi non comprendiamo bene. Gli orientali non amano essere orientali, preferirebbero essere degli occidentali, quindi tentano di correggere tutti quelli che secondo loro sono i difetti, l'occhio a mandorla, lo zigomo particolarmente marcato delle popolazioni orientali. Noi li invidiamo invece, perché hanno, per tutta una serie di ragioni, una cute che invecchia molto molto meno, hanno quantità di collagene di tipo buono molto superiori alle nostre, e quindi difficilmente appunto vediamo i segni dell'invecchiamento sul loro volto. E questo fa sì che abbiano comunque delle scuole e delle aziende che li seguano nella produzione di medical device, di prodotti, di, per esempio, i fili di sospensione sono quasi tutti arrivano quasi tutti dalla Corea, e sono quelli che hanno in questo momento modificato un po' il soft lifting, che è questo lifting soffice, morbido, fatto appunto con questi fili di sospensione, ha cambiato un po' quello che è l'approccio al lifting chirurgico vero e proprio, perché consente con degli interventi più moderati, e quindi con un downtime, cioè con il tempo di ripresa molto più breve, molto più rapido. Possiamo veramente pensare a una persona che riesce a tornare a lavorare dopo 2 o 3 giorni dall'aver fatto questo tipo di intervento, pur con dei risultati che sono estremamente interessanti. Ci sono quindi dei grossi vantaggi. I brasiliani erano una volta all'avanguardia, adesso forse hanno dato là. No, beh, sicuramente rimangono all'avanguardia, anche se loro sono sull'eccesso, per cui tendono a utilizzare prodotti estremamente aggressivi, tendono a delle correzioni molto evidenti, mentre, come le dicevo, in realtà noi non siamo abituati a questo tipo di correzione così evidente, così drammatica, no? Così. Dottoressa, io la ringrazio moltissimo, siamo già, oggi abbiamo un tempo, sono 5 minuti, 5 minuti in meno per ogni segmento, sembra una sciocchezza, in realtà... comunque è stato molto piacevole. No, la ringrazio io, è stato davvero molto, molto piacevole anche per noi sentirla. Grazie allora alla dottoressa Laura Scevola che è stata con noi. Dopo la pubblicità parliamo invece di un altro argomento, andremo a vedere quelle brutture che ci sono in città, che si possono correggere, ma forse puntini di sospensione. Seconda parte di Trieste in diretta, siamo in compagnia di Loretta Marsigli, amica e collega, insomma, ormai da parecchio tempo, con la quale parliamo di una,
come si potrebbe dire, di una tua iniziativa. Di una mia arrabbiatura. Intanto buonasera a tutti, naturalmente. Una certa emozione essere di nuovo qua dietro le telecamere, ritrovare un po'. Davanti, insomma, le telecamere. Davanti le telecamere, davanti. Sì, dietro. Dietro, vabbè. Ormai vedi, non so più neanche dove sono, davanti, dietro, in parte. Vabbè. E una mia arrabbiatura, una mia frustrazione che deriva da una sensazione molto reale di impotenza di fronte a un degrado che ci circonda, che va a toccare la qualità della mia vita. Ecco, diciamo una cosa, è un degrado, intanto se qualcuno volesse anche... Ecco, non abbiamo spiegato di cosa stiamo parlando. No, ma adesso ci arriviamo, io vi ho accennato prima, però è un degrado che, e questo secondo me è ancora più preoccupante, perché è... quotidiano. Sì, ci stiamo abituando. Sì, non sono cose, in alcuni casi anche evidenti, ma non sono cose enormi da dire. Dipende, ci sono, guarda, certe deiezioni canine cosiddette che sono proprio enormi, tra parentesi. Però voglio dire, in alcuni casi, o quantomeno, purtroppo ci si fa quasi d'abitudine. Certo, come a tutte le cose, no? E io a un certo punto invece mi sono infastidita e devo dire la verità che la mia non vuole essere assolutamente una denuncia dello Stato, delle cose, delle amministrazioni, no, eccetera, perché è una cosa trasversale, sì, assolutamente, va avanti da anni e quindi si sono succedute varie amministrazioni, le cose non sono cambiate, anche perché in buona parte è imputabile alla mancanza di civismo, sì, dei cittadini, no? Sì, per cui... Sì. Io credo che se si insegnasse a scuola educazione civica, ma fatta bene, non come, sì, quando ero ragazzina io, che era facoltativo, nessuno sapeva manco. Da noi non era facoltativo, ma non si è mai fatta educazione civica. Perché tu sei più giovane di me, quindi era stata addirittura eliminata. Invece se lo si facesse... No, era in programma, ma non si faceva proprio. Già questo è mancanza di educazione civica. E se lo si facesse invece in maniera seria dall'asilo, io direi, ma proprio poi andando avanti, anche insegnando quello che è il governo cittadino, le leggi, insomma tutto quello che organizza il benessere alla fine della città, e insomma se ne ricaverebbe qualcosa di positivo. Allora noi intanto possiamo incominciare a farvi, perché tu semplicemente... Io sono andata in giro per città col cellulare. Col cellulare, sì. Okay. Ho deciso di fotografare. E postare su Facebook. Allora, sì. Adesso passeranno delle immagini, alcune magari le commentiamo, altre le lasciamo passare. Certo, questi sono stanno già andando? Allora, questi sono le buche o i buchi, come si possono, preferisci definirli, che appestano moltissimi... qui è più evidente perché proprio si vede il tombino. Sì, che appestano, dicevo, moltissimi marciapiedi della città. Fermati qua un attimo, Enzo. Se ci fermiamo. Ecco, allora parliamo un attimo delle buche. Buche dappertutto. Mm-hmm. Ormai, soprattutto le persone anziane, hanno difficoltà a camminare, perché è paura, certo, perché è veramente pericoloso. E insomma io non sono ancora tanto anziana. No, ancora no. Però devo stare attenta con i tacchi, per esempio, a parte che si rovinano le scarpe. Tra parentesi. Voglio dire, anche se andassi in scarpe da ginnastica. Ecco, la cosa curiosa, ho postato un buco particolarmente importante, ma non più di altri, sì. Solo che era sterrato, no? Cioè addirittura si vedeva lo sterramento sotto, no? Per cui il presidente di una circoscrizione mi ha chiesto in dove? E io ho scritto in Corso Italia, ma mi dica davanti a che numero civico? No, dico, guardi, ma già questo mi ha fatto venire la pelle d'oca, no? Perché tutto il Corso Italia, la parte sinistra andando verso Piazza Unità, è tempestata da queste voragini, no? Per cui già il fatto che mi si chieda quale buco vado, poi quando riparano i buchi è una tragedia, perché non vengono mai livellati, li fanno, la li zonta, fanno come si dice. Peso da conca il buso, come si suol dire, la zonta, caso, eccetera. Ecco, invece, quella foto che credo sia adesso aspettiamo che Enzo la mandi, che io tra l'altro la vedo male, però ritengo essere, perché un'altra cosa che affligge la città sono le deiezioni canine, che io chiamerei cacche di cani. Questo le chiamerei, ma questo è quella che io chiamo la fermatezza, su quella prima, più indietro. Andiamo indietro? Sì, adesso Era più avanti, eccola qua. Eccola. L'aiuola delle
cacche secche abbandonate. Dov'è questa? Allora, questa è un'aiuola che è proprio nei pressi di casa mia, all'inizio della via Rigutti. A un certo punto Viale D'Annunzio si biforca con la via Rigutti e lì c'è un triangolo che dovrebbe essere un'aiuola, come vedi. In questa aiuola entrano tutti i cani e c'è, chissà perché, i padroni di cani ritengono che se il cane fa la cacca in questa aiuola non occorre raccoglierla. In realtà non la raccolgono i padroni di cani, ma non la raccolgono neanche i servizi preposti alla pulizia. Per cui abbiamo questa, ripeto, aiuola delle cacche di cane secche abbandonate che sta lì e ce la dobbiamo guardare, odorare tutti i giorni, quando basterebbe recintare, ma dovrebbe essere un recinto bello alto a prova di cane. Naturalmente, prima che tutti mi insorgano, io voglio bene ai cani, la colpa non è dei cani, no, insomma, sa va san dir, come si dice, ma di chi non raccoglie la cacca, o anche quelli che la raccolgono, ma strisciandola bene sul marciapiede, così che lasci una bellissima traccia. Sì, più lunga, anche, sì, tra l'altro. Sì, anche. Allora, poi dopo, subito dopo ho visto, intravisto le cicche, le bici, di biciclette. Le bici abbandonate, questa è quella era una bici, questo è il boschetto. Questo è il boschetto, mi hanno mandato questa foto, ecco, la bici. Boh, sembra che adesso vogliano portare via, eccetera. Appunto. No, ma sembrerebbe che chi abbandona la bici li viene portata via, no? Ah, ok. Ecco. Beh, ma qua questa, tra l'altro, è abbandonata lì da almeno 3 mesi. Dove? Sempre Piazza Garibaldi, all'inizio di via Molinavento, ma ce ne sono tante altre così in città. Sì, sì. Abbandonata là, a prescindere che giustamente, non dico niente, hanno deciso di essere molto interventisti con questa amministrazione, così fare un po' delle sceriffate, eccetera, non discuto, però forse sarebbe meglio organizzare degli stalli per mettere le bici piuttosto che portare via le bici. Sulla questione degli stalli per mettere le bici, io so, adesso voglio dire, che è dovuta intervenire ad un certo punto e là, insomma, mi è caduto tutto ciò che mi è rimasto, è dovuto intervenire la soprintendenza perché si è dovuto discutere della forma del, cioè, uno stallo de bici, uno stallo de bici, un ganso, sì. Però pare che un eventuale ritardo nella, come si dice, nell'istituzione, insomma, degli stalli sia dovuto anche, ecco, il risultato è una foto, sì, sì, una foto mia che delle bici vengono parcheggiate, e ho visto cos'è sotto nel palazzo, la della RAS, quello della RAS, esatto, davanti al buffet da primo, per intenderci, sì, via, sì, Santa Caterina, no, mi sembra, sì, che sì, più, sì, sì, ecco, e lì in questo palazzo di architetto Nordio, eccetera, queste bellissime inferiate vengono messe lì sotto le bici e con la catena, no. Chiama le telefonate, che magari vediamo se qualcuno, beh, il numero è sotto, possono, ecco, chiamare, se qualcuno vuole telefonare e raccontare la sua in merito a queste queste invece aspetta, mi devo mettere gli occhiali. Ah, questo me l'ha mandato un gentile telespettatore, dice guardi che mal ridotto che è il boschetto, sì, praticamente il bosco del Farnetto. Ah, sì, ok. Insomma, che potrebbe essere un polmone verde, no, per la città, a parte che mi sembra che ci si girino anche abbastanza cinghiali, per cui, insomma. Sì, quindi. E comunque questo mi ha detto, guardi, le mando un po' di foto, io ho messo soltanto questa per indicare appunto. Qual è stata la foto che ha avuto più, quelli che si dicono like, che in questo caso dovrebbe essere dislike, ma comunque. Ma più o meno tutte, no, più o meno siamo in media tutti quanti, no? Ecco qua, questa, guarda, quello tra l'altro è il piede di mio marito. Ah, si mette papola, sì, ma pareva. Ecco, quella lì, non so chi ho scritto, pensare che una volta qui si faceva il liston. E questa è il buco, la buca, come lo chiamiamo, buca o buco, di via, una delle buche di via di Corso Italia. Ah, quello che una delle buche prima di Corso Italia, ecco, non so se ti rendi conto. Sembra addirittura che sia stata in qualche modo preservata, no? Cioè, sì, detto, certo. Per far vedere quello, sì, che c'è sotto, sì, sì, mettiamo, sì, una lastra. Sì, sì, esatto. Eccetera. E tra parentesi, tu parlavi parlavamo prima delle bici, non è una città a misura di bici perché ci sono tantissime buche anche lungo le strade, sì, per cui, sì, soprattutto radente i marciapiedi, che, no, sarebbe dove le bici dovrebbero andare, invece devi allargare, te lo dico perché io vado ogni tanto in bici, devi allargare proprio perché sennò patapamfete, crolli in queste buche. Però, alla romana, praticamente. C'è una telefonata, pronto?
Sono Gambassini. Ah, oh, buonasera. Loretta. Buonasera. Volevo dire due parole a proposito della trasmissione. Prego, prego. Al ritorno. Ritorno, sì. Allora, io sono Lori Gambassini. Sì, sì, sono sì. Sono Lori Gambassini. Intanto volevo ringraziare Loretta Marsilli per l'iniziativa, che come sempre le sue iniziative sono intelligenti. E per quello. Quanto riguarda i marciapiedi sconnessi eccetera, sarebbe opportuno che altri anche cittadini segnalassero al comune il degrado dei marciapiedi e che il comune si facesse carico di farne una mappatura e poi di provvedere al ripristino certo. di questi marciapiedi, che io stessa, che comincio a diventare anziana, mi sono trovata a volte in difficoltà. Certo, okay. È vero. Grazie signora Gambassini, io chiedo scusa se posso sembrare grazie un po' brusco, ma questa questione del ritorno sta diventando, sembra di essere tornati alla televisione della pietra. Sì, come se fossimo la luna, sì, sai che c'è un rientro questo dalla luna. Questo è grazie al digitale terrestre. Credo sia un'altra telefonata, desumo. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Prego signora, buonasera. Io vorrei, a proposito di marciapiedi di buche, ho fatto una segnalazione più volte di via commerciale tra il 95 e il 97, cioè all'angolo di via Ovidio praticamente, c'è un marciapiede pieno di buche, di fango, e quando piove non ne dico i scivoloni. Se è possibile fare qualcosa, io vi ringrazierò per la vita. Okay, grazie tante e buonasera. Bello, perché questo sono quelle robe tipo da sveglia Trieste. Sì, ma insomma, certo, vabbè. Ma io chiamo telefonate di solito. Così. E sì, naturalmente le buche non sono l'unica problematica che io ho evidenziato. No? Abbiamo detto appunto, poi ci sono i parcheggi. Ecco, questo per esempio. Questo cos'è? Questa è una, no, questa è una riparazione. Devo dire la verità che la circoscrizione mi ha chiesto. Dunque, questo è un residuo di colonnina della Cegas. Ah, okay. Che era rovesciata, l'ho segnalata in un post, l'hanno messa a posto, solo che l'hanno fatta così bella, vedi, rossa, e il giorno dopo c'era tutto un monte di cacca di cane sopra, ecco, non so se è questa la foto che si vede, giuro che non riesco a vedere bene perché il monitor è un po' piccolo, sì, sono parecchio intorno c'è qualcosa orbetta, che non vorrei, no, proprio sopra c'era. Ah, no, sopra non si vede. Sentiamo, ecco. C'è un'altra telefonata, mi pare di capire, no? Perché questa delle colonnine, scusa, altra problematica, fastidiosissima, tante colonnine della Cegas declinate. Io non le ho presenti però, quali caspita. Sono? Farò attenzione. Caso, questa ci sono le colonnine. Questa era davanti al Petrarca. Davanti al Petrarca. Comunque in tutta Trieste ci sono tantissime di queste colonnine, o sradicate o eradicate del tutto, o dormienti, declinate. Allora c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, pronto? Niente. Sì, no, cioè. No, pronto? Dio. Niente. È come quella vecchia battuta di Groucho Marx che diceva: io ho 70 anni, ma se tolgo il tempo che sono stato negli aeroporti ne ho 30, qua, e qua è uguale. Se togliamo i ritardi delle telefonate. Io anticipo un pochettino. No, guarda che c'è qualcuno. C'è qualcuno? Pronto? Chi va là? Pronto? Eccoci. Buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera, parlo con Tele4? Sì. Sì, allora mi stavo guardando la trasmissione, no? Non è vero che Lori non inietta le strade del Busi e tutto questo, è la maleducazione della gente. Certo, no, è vero, sono le due cose insieme, certo. Che lascia tutte le scovazze per terra. Vero. Se lei la viene a vedere, cos'è davanti la riera, se metti la mano sì, in sì, ma signora, tutta Trieste, cioè io per esempio le cicche, non so se sta andando in onda la foto. Se parla un poco più forte. E non posso parlare più forte, io sono qua col mio microfono qua, non posso parlare più forte. Le cicche, dicevo, per esempio ci sono tonnellate di cicche per la città. Io ho fatto un po' di fotografie, nel giro di 10 passi, sempre in Corso Italia, ci saranno state, ma non so,
500, sì, sì, sì. Ecco, ma mozziconi per esempio, anche di sì, più, sì. Poi le carte, e poi di tutto. Di tutto. Poi la cacca del cane, la cacca del cane mi gonca un barboncino, va bene? Mi tante volte mi vergogno andare fuori perché pensa che mi lascia certo, la cacca per certo. No, invece tanti, tante persone lo buttano di dove va buttata, di pertinenza. E molte altre la mettono nel sacchettino, però poi lasciano il sacchettino là. Il sacchettino per terra. O sotto sì, l'auto, sì. Così poi l'auto sì, parte e viene tutto. Paga. Un... Ah, okay. o nei tombini. Brava. Perfetto. Ecco, poi ci sono tutte le bocche di lupo che ho scoperto che si chiamano bocche di lupo. Ah, quelle si chiamano. Quelle là, lupo. Sì, che sono tutte intasate, tra l'altro, esatto, dalle immondizie. Esatto. Ah, okay. Sì. Ma questo siamo d'accordo io e lei. Cioè, e anche Umberto, ritengo, è dovuto moltissimo sì, sì. Alla mancanza di civismo. Educazione della gente. Sì, un po' più sì, che sì. Educazione, no? Proprio ecco. Di senso civico. Ok. Grazie. Mi ho visto una roba che ultimamente mi abito vicino alla Riviera. Quando ti vengono a dare i bottini, c'è qualche dunque netta di sotto. Fino a poco tempo fa gli vodava i bottini, gli metteva i bottini di solo delle scovazze che era, va bene? E così le restava là per mesi. Ecco, tranquillo. Okay. Grazie. Adesso non c'è più questo, però 10 minuti dopo. E okay. Di nuovo tutto sporco. Le borse, okay. I pantaloni, le scovazze. Grazie signora, io sfumo. Sì, sfumiamo perché sennò no... Perché sennò magari c'è qualcuno. Tra l'altro, ti ricordi una volta le persone che avevano, non so, i negozi, pulivano il negozio la mattina, sì. Scopavano il negozio e magari scopavano anche il pezzettino di marciapiedi davanti. Che è quello che dicono che si dovrebbe fare quando c'è neve. Boh, se lo si facesse di regola, chiaramente non sta nel mansionario della commessa a fare la scopare là. Però se lo si facesse, per esempio, se si recuperassero queste minime buone maniere, sì. Insomma, ne guadagneremmo tutto. È così mortificante. Devo dire una cosa anche, io non dirò dove, ma per esempio, nella mia, dove io ho la banca, nella mia banca, c'è un bancomat, diciamo, che sta nell'ingresso della banca. Della banca medesima. C'è un avanti ingresso della banca, sì, sì. Dove c'è il bancomat. Allora, e lì c'è gente che, mi auguro di notte, va a pisciare, perché lì deve andare a dire, quindi la mattina, o lo fanno perché così tu non prendi fuori i soldi dal bancomat. Io in quel bancomat non vado più perché c'è questo problema. Beh, direi. C'è poi anche un problema enorme di mozziconi di sigarette. Ci sono le telecamere lì del bancomat, se ne fregano. Potrebbero, c'è un problema di mozziconi di sigarette e là non c'entra il vento, perché c'è gente semplicemente che si ripara dentro questo avanti ingresso, fuma e lascerà le sue. È una cosa veramente ributtante. Qua abbiamo appunto queste immagini di mozziconi che io ho fotografato un po' dappertutto, ma insomma è invasa la città, no? Sì. Non è che c'è una zona piuttosto che un'altra, eccetera. Così come è invasa dai pupoli sui muri, dei scarabocci sui muri. Anche, no, non parlarmi di writers, no, perché no, non no, ha niente a che quello, fare con l'arte. No, io. Allora, i writers hanno una loro dimensione, un loro messaggio, eccetera. Ma non parliamo di graffiti, non parliamo di writers, parliamo di pastrocci sui muri. E pastrocci sui muri. Sì, un'altra cosa. Ecco. Dovrebbero esserci tante immagini che riprendono questo. Tu poi ieri, adesso non credo che abbiamo. Ecco. Intanto possiamo far vedere queste immagini intanto. Sì, che vadano così cosa mettiamo. Anche perché oggi dobbiamo chiudere un pochettino prima rispetto al solito perché c'è un orario diverso. Ieri. Però come? Hai postato un'immagine di una cosa di cui io mi sono occupato quando ho cominciato a fare questo mestiere 20 anni fa, cioè quella catapecchia di Via del Lagro. Ma io lì ho chiesto informazioni, cioè in Via del Lagro ci sono questi ruderi abbandonati e appunto ho chiesto a qualcuno, poi una mia amica che lavora per un immobiliare mi ha spiegato appunto che se non si rintracciano i proprietari non si può in realtà fare niente. Se non che, come detto, mettere in sicurezza, penso che abbiamo una chiamata in linea. Ma da cosa lo capite voi? Pronto? Visto? Pronto. Sai, io lavoravo qua una volta, Pronto? Prego. Buonasera. Prego, buonasera.
Mi sono una di quelle donne che prega il Dio, oltre che i nostri politici e similari, che nei governi busi, perché avevano i marciapiedi, che un giorno e l'altro qualche donna si coppa. Eh sì, l'abbiamo detto già, abbiamo... Dialetto, ma stasera mi tocca così. Okay. Siamo tutte persone anziane, no, certo, qualche certo. invalido, certo. gente con i bastoni, ecco. con i carosella. Mi permetto di... prego proprio, non parlare solo della Terriera, perché abito qua vicino alla Terriera, non sono morta ancora dopo tanti anni che abito qua. Però magari si tombola e si rompe il femore, vicino, certo. Abita un signore che ha 100 anni, nato a Servola, vissuto a Servola. Sotto la pergola. Nella nostra, nel nostro edificio. Ok, allora, bene. Prego qualche dono. Perfetto. Se non intervenire. Ecco. Sfumiamo un attimo. A me piacerebbe tanto che Trieste fosse... Ok, ok, sfumiamo un attimo. Okay. Mi piacerebbe tanto che Trieste fosse una città friendly verso gli anziani, insomma, visto che abbiamo appunto, ecco, visto che abbiamo appunto tanta una popolazione anziana piuttosto diffusa e che siamo laboratorio per quanto riguarda gli interventi, la ricerca, eccetera, sulla terza, quarta età, che si tenesse conto anche, no, di regalare appunto una città pulita, confortevole, profumata anche alle persone che magari possono godere soltanto della stradina sotto casa e non ti andare, faccio non un'ultima so. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda, se non voglio andare via che resto qua che riguarda ormai? E abbiamo la sicurezza che poi mi porta via. No, c'è una cosa però che è un po' una mia fissa. Non c'entra tanto con le foto che tu hai postato, eccetera, però c'è un altro grande problema che non è solamente della città, che è quella dei luoghi che non so, che come si dice, dei luoghi non abitati, cioè delle case disabitate eccetera, che sfitte, sono molto sfitte. Che tante sì. sono di proprietà comunali, cioè anche oggi sul piccolo. Sì, cioè ma direi pure di quegli edifici che magari sono stati il meccanografico. Per esempio, sì. Quindi sì. sono posti che da un certo punto di vista ti dà nervi perché dici com'è possibile che non ci sia pensato. Poi ci vanno gli squatter, ecco, sono dire, anche pericolosi. Sono insomma. Anche pericolosi, certo. Questo è un altro discorso. Che questa casa, mai non mi ricordo la via dell'Agro. Dell'Agro. Via dell'Agro. Beh, lì non può entrarci nessuno, sai, perché è proprio un ammasso di pietre. Sì, però. Ormai. Puoi pensare anche che qualcuno tempo fa ci sia entrato per fare chissà cosa, insomma, sappiamo benissimo l'ex certo. hotel Obelisco che cosa, certo. cioè non sappiamo. Soprattutto ma... in tempi adesso purtroppo di migrazione e quindi di sappiamo persone, quello che era il, come si chiama, l'ospedale militare certo, prima dell'intervento, certo. in, cioè questo tipo di ulteriore problematica non è da prendere sotto gamba. No, no, assolutamente. Difatti io ti dico, vorrei, io mi sento estremamente impotente, no? Chiaramente sto facendo questa cosa, la faccio da cittadina, giornalista, che osserva la realtà, forse magari posso avere un più occhio di un altro per l'immagine o per cogliere qualcosa che contiene una notizia, insomma, ecco, no? Però sono disagi che stanno sotto gli occhi di tutti, per esempio tantissime cose storte, pali storti, sì. transenne storte, finestre storte, cioè ho capito che abbiamo Labora, ma non è che ce l'abbiamo da ieri Labora, no? Finestre storte? Ma sì, tutto storto, telai storti. Ah, telai, proprio, finestra no, storta, tipo di Miro, il gabinetto del dottor Caligari o roba del genere, insomma. No. Ok, ecco. Allora, questa cosa qua rimane su Facebook a intenzione. Se voi di... mi volete prendere qua, io ve la mostro anche qua, o ospite fissa da te, oppure addirittura in un altro modo. E per adesso, insomma, sta su Facebook. No, invito che, tutti che... quelli che hanno Facebook di raggiungere la mia pagina Facebook, Loretta Marsilli, è una pagina aperta a tutti quanti, possono venire a vedere anche e anche contribuire in qualche certo, modo. Certo. Allora, chissà che poi su questo non ci incontriamo più avanti. Ecco. Grazie allora. No, devo assolutamente sì, salutare un gruppo di signore a cui tengo moltissimo e spero di ricordarle tutte, ma potrebbe darsi che mi dimentico qualcuna. Abbastanza. Anna Maria, Verena, Luisa, Stella, Isabella, Gabriella, non so se l'ho detto, no. Giulia, Orietta e basta, credo basta. Se però mi sono dimenticata, insomma sono le mie ex compagne di liceo che ci siamo ritrovate, siamo un gruppo che siamo tanto, tanto bene insieme. Ok, vabbè, salutali anche da parte mia. Diciamo. Certo, anche da ragazzi vi saluta sì. Bosazzi, che insomma non ometto niente male. Ok, sì. No. Grazie Loretta Marsilli per grazie essere stata a con voi noi, per subito essere dopo stata vostra ospite. Parliamo della stagione junior del Teatro Rossetti.
Eccoci. Terza parte di Trieste in diretta. Siamo in compagnia, è tornato a trovarci Roberto Piaggio del CTA di Gorizia. Grazie per essere tornato da noi. Grazie a voi. Parleremo della stagione junior. Sì. Del teatro, sì. Oh, ok, però prima solo una piccola cosa. Ogni tanto chi va a teatro, chi si occupa di teatro o di cinema, anche se per quello insomma, ogni tanto noi siamo sempre entusiasti di ciò che vediamo e cerchiamo anche di comunicare questo entusiasmo. C'è questo bellissimo spettacolo, questa versione del Teatro dell'Elfo, di Morte di un commesso viaggiatore di Miller, che è un capolavoro di suo. La compagnia è ottima, diciamo così, il taglio che viene dato al racconto è di grande intelligenza. Se avete voglia, magari se non ci avete fatto un pensierino e se avete tempo, andatelo a vedere, perché è veramente un grande teatro. Chiuso. Grande teatro però è anche quando parliamo di stagione junior, perché certo, come non esistono, come diceva Tullio Chesis, non esistono piccoli ruoli, semmai piccoli attori, non esistono piccoli spettacoli, anche se sono spettacoli per piccoli. Per i piccoli, tutto un giro, ma anche perché poi questi spettacoli per i piccoli spesso vengono anche considerati, come posso dire, semplici, con un po' buttati su, che in realtà invece quando ci si rapporta con le nuove generazioni, anzi, richiede una responsabilità e una professionalità a volte maggiore di quella per gli spettacoli, degli attori che fanno, ecco, il teatro per adulti. Parliamo anche in questo caso, prima ancora degli spettacoli, parliamo del tipo di pubblico, perché appunto è un tipo di pubblico che si dice in realtà non gli freghi. No, assolutamente, perché quello che hanno di bello i bambini è che non hanno, diciamo, pudore o comprensione nei confronti di chi sta lavorando. Per cui se lo spettacolo è noioso, a loro non piace, lo dimostrano immediatamente. Ecco. Il pubblico adulto normalmente ha quel minimo di comprensione o comunque di educazione, di rispetto, che aspetta almeno che finisca. I bambini no, non hanno questo problema, per cui è una scommessa ogni volta. Però, scusa, c'è anche un altro discorso, secondo me, non indifferente, che voi avete a che fare con un pubblico che è molto variegato anche per quella che è la sua formazione. Cioè, sappiamo benissimo che ci sono dei bambini di 10 anni che possono avere per determinate realtà una sensibilità, certo, o una suscettibilità, un fatto dell'età che può essere proprio, anche certo. Quindi a maggior ragione diventa molto complesso pensare a qualche cosa per un pubblico così. Certo, sì. Beh, no, ma infatti anche perché lo stesso spettacolo in alcuni casi, diciamo, gli spettacoli migliori hanno più piani di lettura, per cui possono trovare divertimento e soddisfazione anche i bambini più piccoli, che ovviamente lo leggeranno in una certa maniera, con quelli anche più grandi, che ovviamente lo leggeranno in un'altra maniera. Però il più delle volte si decide già a priori a quale fascia di età viene destinato lo spettacolo, per cui per certe tematiche, per certo modo anche di presentarlo, beh sì, ci sono delle differenze, ecco, notevoli. Cioè. Ci sono delle, io uso con una certa difficoltà il termine mode, perché assolutamente sì, come la scuola. Si va a ondate. Ecco, ondate è più bello che non mode, ma cioè, è giusto per non usare questo termine. No, insomma. Per cui c'è stata tutta l'onda che ancora segue anche un po' sul tutto quello che è riciclabile, okay. Per cui è riciclo in tutte le sue forme, per cui specialmente poi nel teatro di figura, che usa ovviamente tutto quello che è l'oggetto, per cui c'è stata tutta, diciamo, una corrente di pensiero, un'ondata lunga di tutti i spettacoli con tutto quello riciclato, dei rifiuti, delle cose, la plastica, eccetera, e in qualche modo sono stati anche alcuni spettacoli sono stati molto belli e poi sono stati, diciamo, di fondo avevano questa diciamo messaggio di educazione anche al poi ci sono state, adesso c'è
diciamo, l'onda, per non dire moda, ma anche perché sono, diciamo, problematiche sentite da tutti, per esempio sulla multiculturalità, che è un tema che ovviamente ogni scuola, ormai ogni classe ha, incontra, perché di classe ormai soli di bambini italiani ce ne pochissime, e anzi qualche volta succede esattamente l'opposto, e per cui certo si devono affrontare anche questi temi di multiculturalità e degli spettacoli, devo ammettere, affrontano con un approccio corretto proprio il discorso della multiculturalità. Come si fa a... vediamo se riesco a formulare la domanda in maniera chiara. E che io la capisca, questo è già più... o come diceva Peter Sellers in un film, in maniera chiara in mia mente. Come si fa a svicolare, a togliere, diciamo così, il momento teatro dal momento scuola? Cioè come si riesce? Non è chiara nemmeno... Allora, intanto sono dei pubblici diversi, okay, perché adesso dobbiamo anche essere, come dire, un attimo sinceri e corretti. Lo spettacolo che va nelle scuole non viene scelto dai bambini, viene scelto dagli insegnanti. Insegnanti, ok. Per cui i bambini poi ne usufruiscono, eccetera, ma chi fa la scelta sono gli insegnanti. Come anche, diciamo, del resto, anche i genitori nei pomeriggi, quelli un po' per le famiglie. Sì. Anche se lì il bambino vedo che decide un po', voglio vedere questo spettacolo, mi piace... Ha più libertà. Nelle scuole invece, diciamo, un po' più tutto organizzato. E sono momenti diversi fra scuola, tornando alla tua domanda, sono diversi fra scuola e teatro, anche se... possono in qualche modo diventare complementari. Cioè, uno spettacolo teatrale non c'è solo il piacere di partecipare a un evento certamente emozionale, perché comunque coinvolge tutto il bambino, sia come immaginazione, come mente, come corpo, cioè tutto è molto partecipe, però c'è tutto poi un discorso a posteriori che bene gli insegnanti possono poi proseguire a scuola, in classe. Per cui dico, su questi temi certamente si può fare poi tutta una serie di anche di ricerche concatenate legate a quel tema. Sì, ecco. Laddove Stefano Curti una volta disse una cosa che mi ricorderò sempre, dice bisogna prenderli da piccoli, che è un... Si è detto così. Mao Zedong addirittura, no? Educarli da piccoli. Beh. Certo. Sì. E io sono rimasto colpito da questa frase che era detta in un certo contesto, però ho visto per esempio che un giorno, per puro egoismo, io ero a Pordenone perché dovevo vedere uno spettacolo in anteprima, eccetera, ho portato mio nipote, che allora aveva 10 anni, e non era mai stato al teatro dei grandi, per dire la verità, e l'ho portato a vedere i Gemelli Veneziani di Goldoni. Con mio grande terrore, sua madre gli ha affibbiato una tipo PlayStation, cioè, quindi se ti annoi giochi con la PlayStation. Madonna mia, cioè, solo l'idea mi viene male. Questo, anche perché la lucina azzurra si vede in tutto il teatro. Io non ho voluto nemmeno pensare all'eventualità che questo si mettesse a giocare. Con mia grande gioia, devo dire la verità, invece è rimasto, forse anche perché era comunque... Anche quando non ti portano i genitori è un altro discorso, no? Io l'ho un po' preparato, eccetera. Sì, eccetera. Ma non è solo quello. Sì. È che lui guardava lo spettacolo. Lui guardava lo spettacolo. Certo. E mi ricorderò sempre, a un certo momento c'è un piccolo colpo di scena, eccetera, e mi ricordo che lui disse forte, ma nessuno gli disse niente, perché... Mm. E disse, ma questo è il fratello allora. Cioè, e devo dire la verità, e adesso che ne ha 20, va a teatro, si è fatto l'Amleto lo scorso anno in inglese, senza colpo ferire, eccetera. Quindi vuol dire, Stefano aveva ragione. Sì, ma intanto diciamo che non c'è veramente rapporto di comunicazione fra una comunicazione diretta
e ovviamente nel teatro, lo spettacolo dal vivo, sì, dove tutto è presente, tutto è reale, da qualcosa che è in qualche modo è virtuale. E o passa attraverso un mezzo tecnologico, sì, come può essere il computer, l'iPad, eccetera. Non c'è rapporto. La forza che ha ovviamente la comunicazione, l'empatia che si crea fra chi racconta o parla o recita, da chi ascolta, è improponibile, è vincente su tutto quello che è. Il discorso è che diventa sempre più complicato partecipare, andare a teatro, sì, vedere spettacoli teatrali. Questo diventa sempre più difficile per tantissimi motivi che adesso non è il caso di... Ecco. Ho perso la domanda. No, la domanda era proprio questa, no? Cioè da piccoli portarli da piccoli. Sì, allora... diciamo che già la nostra regione, io credo che sia una regione fortunata, perché io non credo che esista, però è una mia opinione e spero di non essere poi smentito, che credo che non esista un bambino nella nostra regione che non sia adatto a teatro una volta. L'esperienza per cui per lui da bambino è molto importante, è formativa, educativa. Certo, poi c'è una fase latente che già in Freud spiega, che è dai 13 anni normalmente, poi, dove c'è il nulla, ecco, e poi la scommessa è che poi si riscopra queste cose. Ecco. Pochissimi sono quelli che continuano da quando sono piccoli. È un po' come la lettura. Tutti i bambini piccoli, quando imparano appena a leggere, leggono tantissimi libri. E poi chissà perché nel tempo... C'è un momento... Sì, poi qualcuno lo riprende e qualcuno poi tutta la vita non legge mai più. Beh, ma questa è come molti, come si vede, non vanno più a teatro. Non vanno più a teatro. Allora, parliamo dunque, stagione Junior ha avuto già due spettacoli, adesso c'è un terzo? Sì, un terzo che sarà ai primi di aprile. Allora, questa è una piccola rassegna, perché sono tre appuntamenti che insieme, adesso spiego anche perché io sono qua, sì, ecco che, perché in collaborazione, allora il Teatro Stabile in collaborazione col CTA promuovono questa piccola rassegna. Noi diamo come CTA solo una consulenza, visto la nostra anche esperienza del settore, indichiamo una serie di spettacoli che poi ovviamente vengono presentati dal Teatro Stabile a Rossetti. È nata questa rassegna l'anno scorso. Devo ammettere anche che ha incontrato un notevolissimo successo. L'anno scorso è uno spettacolo, abbiamo quasi riempito la sala delle Generali, ecco, per cui sì. E Alessandro Gaspan ci riesce adesso. Sì. Qua. No, è infatti l'anno scorso... Sapetelo, ecco, come si dice. No? Sì, certo. E quest'anno siamo partiti di nuovo con tre spettacoli, con anche che hanno tre modi diversi di proporsi. Ecco. Uno era uno spettacolo... Posso dirlo, mi dispiace se preparo un po' delle cose mie, ma comunque è Olivia Paperina su testo di Altan e disegni di Altan, che è andato in scena ai primi di febbraio ed è piaciuto tantissimo. Sono venute anche delle scuole dall'Istria proprio per vedere, cioè, perché poi ormai Altan è... riconoscibile da tutti. Poi abbiamo avuto uno spettacolo, in questo senso, particolare, perché è il titolo è Aida è servita, per cui è una proposta molto curiosa, interessante, dell'Aida di Giuseppe Verdi, con dei cantanti dal vivo, però con due cantanti, un soprano e un basso, un pianista e più due animatori di teatro di figura. Lo spettacolo è stato presentato dalla compagnia Bostik di Torino, la regia è di Alfonso Cipolla, che poi è uno dei professori e degli esperti più importanti del teatro di figura in Italia, anche come storico del teatro di figura. Il tutto avviene in un ristorante dove tre avventori... Ah, perché è servita. Attendono che arrivi il cameriere, che ritarda.
e iniziano a giochicchiare, a giocare con gli strumenti che hanno, cioè i piatti, le posate, eccetera, e iniziano a raccontare e a cantare dal vivo. Che brani della Aida. Brani della Aida, e una sintesi, devo ammettere, anche molto carina, dove queste costruzioni anche di elefanti, di cose, tutte utilizzando solo oggetti che hanno a disposizione. Che hanno a disposizione, che comunque fanno parte della cucina o degli utensili della cucina. Il tutto molto godibile, assolutamente non pesante, ed è un modo per affrontare, anche far conoscere un modo diverso, un po' di un approccio verso anche la musica, chiamiamola alta, o la musica comunque, il canto lirico, che è un po' diverso dal canto. Ecco. E il prossimo, quindi, il prossimo è anche, sì, certo, perché il prossimo è ai primi di aprile. E anche questo è uno spettacolo molto particolare, il titolo è Il Principe Mezzanotte, mezzanotte perché lui è nato proprio a mezzanotte e ama il buio e le stelle, e la storia poi, diciamo, ci sono ovviamente le streghe, ma poi c'è anche lui si innamora di una principessa, cioè, tutti elementi tipici, ma la cosa più particolare è che il pubblico in qualche modo dovrà entrare dentro un comò, uno per uno entrano dentro questo comò e entrano in una stanza che sarebbe il castello, dove avviene tutto dentro lì, per cui si sente lo sbattere delle porte, la gente che entra, un treno che passa, uno spettacolo per ovviamente un pubblico limitato di persone, ma comunque sono 80 alla volta, ed è dentro questa scatola nera dove avviene tutto. E devo ammettere, io l'avevo visto un anno fa, è uno spettacolo molto coinvolgente, sia per bambini e adulti, voglio dire, ti suggestiona e comunque ti coinvolge, ecco, molto bello. È curioso, adesso questa cosa qua mi ha un po' incuriosito. Se poi vieni, penso, perché è molto... Potrei portare sto mio nipote che ormai è... Da dove abbiamo ancora meno di 3 minuti, però volevo farti una domanda, visto che hai anche detto adesso, no, bambini, adulti, sì, usciamo un pochettino dal discorso teatro. Una volta, per esempio, mi chiedo questo, i cartoni animati che andavano per la maggiore, insomma, erano per un target esclusivamente di bambini, insomma, non sto pensando... Beh, sono gli Aristogatti, parlo ancora dei cartoni animati dei miei tempi, per cui sì, un'altra... Adesso voglio dire, il fatto che quando leggi le recensioni, sempre che non ci si trovi di fronte ad un cartone animato espressamente per bambini, però gli appuntamenti più tipici, Cattivissimo sì, Me, anche quest'ultimo Oceania, eccetera, tutti quanti ti dicono sono sicuramente dei film per adulti, dei film animati, sì, per adulti. Questo secondo te crea un po' di problemi ai bambini che vanno a vederli portati dai genitori, eccetera, oppure francamente non... Me lo chiedo perché... Adesso io non, questi ultimi cartoni animati non li ho visti, per cui non posso dare dei giudizi. Non credo, a meno che non siano veramente, francamente, delle... Io da bambino ed ero rimasto... francamente spaventato, se non terrorizzato, avevo visto Biancaneve e poi avevo visto Fantasia di Walt Disney, non so se sì, Fantasia è quello con le musiche, sì, quello con le musiche, ecco, sì, dove sì, c'è la notte del Monte Calmo, io da bambino ero rimasto molto impressionato. Questi sono cartoni animati che, come si diceva prima, secondo me sono prodotti che hanno più piani di lettura, come dicevamo prima, sì, per cui secondo me il bambino trova quello che vuole o riesce a cogliere quello che vuole, l'adulto ne vede un altro, e per cui, ma devo ammettere che alcuni cartoni animati sono assolutamente godibili sia per un pubblico adulto, perché c'è anche tutto, vedo anche, come posso dire, una proposta un po' ironica con tutta una serie di gag, di citazioni che solo un adulto può capire, sì, ma nello stesso momento è godibile anche la storia di per sé, per cui può piacere certamente, anzi piace. Quindi è una via molto intelligente. Ma è il pubblico al quale ci riferiamo anche a noi non facciamo spettacoli per bambini, facciamo per le famiglie.
perché la famiglia è formata da adulti e da bambini e tutti devono in qualche modo passare un piacevole pomeriggio, un piacevole momento di teatro. Non è che lo spettacolo è dedicato ai bambini, per cui i genitori o devono sorbirsi qualcosa di noioso oppure aspettano fuori. No, è una piacevole, diciamo, momento da gustare assieme. Allora, io ringrazio Roberto Piangio del CTA di Gorizia per essere stato con noi, è sempre molto piacevole chiacchierarci assieme. Vi ricordo gli appuntamenti di questa sera c'è il telegiornale delle 19.30 e poi c'è alle 21 Ring, oggi andiamo a Servola perché insomma di nuovo si parla di Ferriera. Grazie ancora Roberto Piangio, buona serata a tutti, ci vediamo domani alle 18. In collaborazione con Fondazione CR Trieste.